C'è, credo, un po' di confusione relativamente al concetto stesso di Dublino. Io credo che tutti abbiamo chiaro che quando si parla di superare Dublino si stia parlando in particolare di alcuni passaggi di Dublino. Sappiamo che è un articolato che non è certamente un solo articolo, sono più punti. Uno di questi, che è quello che più sta a cuore, quantomeno a me, ma credo proprio ai paesi più in difficoltà come l'Italia, è quello del chi primo riceve deve poi gestire le pratiche per i rifugiati. E la collega di Monaco ci diceva che 20.000 rifugiati sono stati accolti a Monaco in un solo weekend. Bene, paesi come l'Italia, isolette, piccole isole come Lampedusa, hanno visto un incremento da 30.000 a 70.000 rifugiati in un solo anno. Ed è da 10 anni che succede questo, non è certamente da oggi. E quindi è evidente che oggi non è una gara a chi è campione di umanità o di accoglienza. C'è un principio sul cui dovremmo rivedere completamente il concetto di asilo europeo, e sono d'accordo col collega Nicoletti in tal senso. La ridistribuzione secondo parametri oggettivi, demografici e di capacità di accoglienza di un paese. La Germania non ha l'economia italiana, non ha neanche la dimensione territoriale italiana, e altri paesi, sono d'accordo in questo caso, altri paesi dovrebbero prendersi esattamente le stesse responsabilità. Io sono felicissimo delle aperture che ha fatto la Merkel in questi giorni, ma dobbiamo vedere cosa vogliamo ottenere sul lungo periodo. È anche sbagliato, secondo me, dire ci occuperemo di quote specifiche esclusivamente per i rifugiati di guerra. Perché i rifugiati, quelli che scappano per problemi economici, ci saranno lo stesso. Non è che ci dimentichiamo una fetta di immigrati. E in Italia, degli sbarchi che abbiamo purtroppo con tantissimi morti in mare, una parte sono richiedenti asilo perché fuggono dalla guerra, ma una enorme fetta sono rifugiati economici. Non è che se calcoliamo soltanto quelli di guerra, gli altri non arrivano più, arriveranno lo stesso. E allora dobbiamo parlare anche degli altri, dobbiamo parlare del fatto che i siriani sono ad esempio oggi quelli mediamente più istruiti e con una capacità anche economica differente, ma ci sono gli eritrei, sono i nigeriani, l'Italia ne è piena in questo momento. E i clandestini quindi arriveranno lo stesso, visto che è chiaro che quelli che oggi non sono dentro le norme dell'asilo risultano clandestini. Non possiamo più fare questa distinzione, dobbiamo distinguere come l'Europa vuole accogliere 800.000 persone che arriveranno nei prossimi anni. 800.000, non si tratta di 20.000 più. E allora è giusto il concetto, e quindi appoggio la richiesta del collega Nicoletti, di cambiare anche il titolo, ma per cambiare la logica di questo report, che deve sancire la fine di un regolamento fallimentare come quello di Dublino e andare verso una logica di asilo europeo, che tenga in considerazione una scientifica ripartizione dei richiedenti e soprattutto la possibilità, dal mio punto di vista, che il richiedente faccia richiesta direttamente nel paese dove vuole andare secondo quelle quote sancite di cui parlavo precedentemente. E aggiungo che magari non è il report giusto, ma sarebbe anche il caso che l'Europa iniziasse a ragionare su serie sanzioni verso i paesi di cui oggi, senza ipocrisia, tutti sappiamo, finanziano guerre, finanziano terrorismo, che è la causa principale oggi dell'immigrazione da certi paesi, e continuiamo invece a far finta che non succeda nulla. Qatar, Arabia Saudita, lo sappiamo bene. E allora non sarà questo il report giusto, ma dobbiamo iniziare anche a parlare di questo, altrimenti i fenomeni migratori sono fenomeni che dureranno sempre con maggiore potenza nei prossimi anni, e il vento con le mani non si riesce a fermare. Si deve fermare le cause di questo problema e avere una seria forma di ridistribuzione dei migranti in tutta Europa. Grazie.